Il profumo dell'isola aggredisce l'olfatto prima ancora che la si possa scorgere. A più di 10 miglia di distanza dalla costa una fragranza alleggia nell'aria e molto prima che la montagna a forma di bombetta balzi alla vista si è certi di essere vicini a terra. Così fu il 23 dicembre 1616. Il capitano della Swan, Nathaniel Courthope, non ebbe bisogno della bussola né dell'astrolabio per sapere di essere arrivato. Aprì il diario di bordo, annotò la data e vi scrisse accanto la posizione del vascello. Finalmente aveva raggiunto Rana, una delle isole più piccole e più ricche delle Indie orientali. Courthope riunì l'equipaggio sul ponte. I marinai inglesi erano stati tenuti all'oscuro della loro destinazione perché si trattava di una missione della massima segretezza. Non sapevano dei pericoli che c'erano a sbarcare a Rana, un atollo di origine vulcanica il cui porto era racchiuso da una scogliera a fior d'acqua. Molti vascelli erano stati ridotti in pezzi dal corallo affilato come un rasoio. E la battigia era cosparsa di cannoni arrugginiti, di assi sbrollati. Courthope non era preoccupato tanto di questi pericoli, però. Preoccupava di più l'accoglienza che avrebbe ricevuto dagli abitanti dell'isola. Cacciatori di teste, cannibali temuti in tutte le Indie orientali. Mentre i suoi uomini vogavano verso terra, Courthope non immaginava minimamente che la sua conversazione a gesti coi capi indigeni di Ran avrebbe cambiato il corso della storia. L'isola dimenticata di Ran si trova nelle acque stagnanti delle Indie orientali. È un pezzetto remoto e frastigliato di roccia di circa 3 km di lunghezza e meno di 1 km di larghezza, separato dalla massa di terra più vicina, l'Australia, da più di 600 miglia d'oceano. A quei tempi Ran era l'isola di cui si parlava di più al mondo, un luogo di favolosa ricchezza che tutto l'oro dell'Eldorado sembrava niente al confronto. Ma il tesoro di Ran non era l'oro. Una foresta di alberi slanciati ornava la dorsale montuosa dell'isola. Erano alberi di squisita fragranza, con fiori a forma di campana. E dai rami pendeva un frutto carnoso, di un color giallo limone. I botanici lo chiamavano Myristica fragrans. Il linguaggio schietto dei mercanti inglesi lo definiva semplicemente noce moscata. La noce moscata era il lusso più ambito dell'Europa del XVII secolo. Era un tipo di spezia ritenuto di possesso di formidabili virtù terapeutiche e gli uomini rischiavano la vita pur di ottenerlo. Il suo prezzo era altissimo in Europa. Ed era aumentato quando, nella Londra elisabettiana, i medici avevano cominciato ad affermare che le palline di noce moscata erano l'unico rimedio contro la peste. La terribile pestilenza che cominciava con uno sternuto e finiva con la morte. Da un giorno all'altro, questa piccola noce avvizzita, fino a quel momento usata per curare la flatulenza e il raffreddore, diventò preziosa come e più dell'oro. Nessuno però sapeva esattamente dove nasceva. I mercanti inglesi compravano le spezie a Venezia e a loro volta i veneziani le acquistavano a Costantinopoli, ma la noce moscata veniva da più lontano, da quelle Indie orientali di cui non erano mai state tracciate le mappe. Rana, arcipelago delle isole Banda, talmente lontane che nessuno in Europa era sicuro esistessero veramente.
Le voci su quelle isole non erano incoraggianti. Si raccontava di un mostro che si avventava sulle navi di passaggio, una creatura posseduta da un diavolo acquattata tra spogli nascosti. C'erano coccodrilli che si nascondevano nei fiumi, tempeste furiose con venti così forti che perfino le navi più solide correvano rischi. C'erano storie di cannibali e cacciatori di teste, selvaggi assetati di sangue che vivevano fra i palmisti con teste umane in decomposizione. Le navi intanto dall'Europa cercavano il passaggio a nord-est, attraverso il polo, perché erano convinti fosse una scorciatoia per quelle isole, ma si arenavano una dopo l'altra miseramente fra i ghiacci, rimanendo intrappolate con gli uomini che morivano assiderati e di fame. Quel passaggio favoleggiato non si trovava. Quella scorciatoia per le Indie era misteriosa. Nell'emisfero meridionale, in compenso, i marinai trovavano caldi feroci e tempeste con tuoni, lampi, piogge talmente frequenti che non si riuscivano a tenere asciutti gli uomini per 3 ore di fila. E si ammalavano inesorabilmente, costretti a stare in mare mesi e mesi senza mangiare frutta fresca, bloccati nelle zone delle bonacce equatoriali con solo viveri sotto sale e gallette. I sintomi erano debolezza e mancanza di fiato. Il corpo cominciava a deperire. Molti non riuscivano più nemmeno a salire sul sartiano. In seguito la pelle diventava giallastra. Le gengive si gonfiavano e l'alito puzzava in modo insopportabile. Era lo scorbuto. Quando i marinai si ammalavano, il senso della disciplina crollava e scoppiavano risse e cruente battaglie. Secondo il codice di disciplina olandese, per esempio, qualsiasi lite sanguinosa, ai colpevoli legavano una mano dietro la schiena e l'altra la inchiodavano all'albero maestro. Devono riuscire a liberarsi in un solo modo, strappando. Se la lite finiva con un morto, l'omicida veniva legato alla vittima e gettato in mare insieme al cadavere. Se uno non obbediva al capitano, veniva condannato a morte. I reati più gravi erano puniti con il giro di chiglia, una terribile tortura che consisteva nell'essere trascinati sotto la chiglia mentre la nave si muoveva. Nella maggior parte dei casi la testa della vittima veniva strappata dal corpo. Ci fu un generale inglese, un certo Lancaster, che risolse il problema dello scorbuto. Aveva portato in mare con sé delle bottiglie di succo di limone. Ne dava a ciascuno dei marinai 3 cucchiai ogni mattina a digiuno e non permetteva che si mangiasse nulla fino a mezzogiorno. In questo modo riuscì a curare molti uomini e preservò i restanti dalle malattie. Gli indigeni locali, però, intanto non capivano perché gli inglesi chiedessero quantitativi così ingenti di spezie. Vedevano, non so, un numero incredibile di sacchi di pepe caricati sulle navi, anche 200, 300 sacchi. Erano curiosi di sapere perché. Alla fine, siccome nessuno di quei marinai parlava la loro lingua e non potevano chiedere il motivo, giunsero alla conclusione che le case inglesi forse dovevano essere così fredde che i muri venivano impastati di pepe macinato allo scopo di produrre calore. Inglesi e olandesi vivevano in mare ed erano in guerra tra loro, alla ricerca delle drogherie, così chiamavano quelle isole preziose. Quando sbarcavano in questi atolli sperduti, venivano ricevuti dai re delle tribù aborigene. Una spedizione inglese, fra le tante, capitò nell'isola di Celebes, dove si videro accogliere con ogni onore dal re di Butung.
Middleton, il capo della spedizione, scoprì subito che il re era un tipo strano, bizzarro, ansioso di intrattenere gli ospiti con banchetti e dolciumi. Alcuni sontuosi pranzi si tennero in ambienti incredibili. Middleton si ritrovò a mangiare in una sala il cui arredamento consisteva interamente da teste umane putrefatte che pendevano dal soffitto. Nei diari di bordo si leggeva spesso che gli indigeni guardavano arrivare queste strane navi enormi e non capivano cos'erano vedendole per la prima volta. Per esempio, gli indiani che abitavano un'isola nella costa del continente americano, che diventerà poi molto importante nella nostra storia, pensarono che quell'enorme casa galleggiante che stava arrivando doveva essere per forza la gigantesca canoa dove viveva Manitto, Manitou, l'essere supremo, che stava venendo a visitarli. Allora si avvicinarono portando doni e libagioni. C'era uno sul ponte, vestito di rosso, che doveva essere per forza Manitto, perché urlava e blaterava cose incomprensibili, emettendo suoni, per la verità, ben poco di lui. Quello era il capitano di quella nave, si chiamava Hudson. Insieme a due colleghi scese a riva a salutare i saggi e i capi della tribù. Tutti lo osservarono attoniti mentre apriva una bottiglia di alcol puro, lo versava in un bicchiere di vetro e lo tracannava di colpo. Poi passò la bottiglia e il bicchiere al capo indiano e gli fece vedere come si beveva. Il capo prese il bicchiere, lo annusò, poi lo passò a tutti che annusarono, ma diffidenti non bevettero. A un certo punto un grande guerriero indiano balzò in piedi e urlò che nessuno aveva capito che quello era un dono di Manitto in spirito di fratellanza. Prese il bicchiere e lo scolò d'un fiato. Tutti lo guardarono per vedere l'effetto. Il guerriero cominciò a barcollare in tondo e stramazzò a terra. Tutti lo credettero morto. Stavano per reagire, ma dopo pochi minuti l'uomo balzò in piedi. All'improvviso, in mezzo ai rantoli di stupore della folla, dichiarò di non essersi mai sentito così felice in vita sua e chiese un altro bicchiere. Subito l'intera tribù si mise a bere insieme agli inglesi e si ubriacarono tutti. Questa bevuta fu storica perché pare che il nome che avrà poi l'isola in seguito derivi proprio dal termine indigeno che significa l'isola dell'ubriachezza generale. Quell'isola era sotto il controllo della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali ed era chiamata la Nuova Olanda. Era bellissima, splendidi fiumi, sorgenti gorgoglianti, una serie di colline basse boscose ricche di laghetti di acqua dolce, frutti deliziosi dagli alberi, e si poteva attraccare senza aver paura dei nativi nudi del paese. Ma torniamo nelle Indie orientali, nell'isola di Iran. I suoi abitanti erano contenti di vedere arrivare le navi inglesi perché erano indeboliti dalle recenti e continue lotte con gli olandesi. Così firmarono un contratto con gli inglesi con cui accettavano il re d'Inghilterra come sovrano dell'isola. La guerra divampò feroce. Scorrerie, torture efferatissime e crudelissime. Ran e le isole Banda furono bagnate di sangue olandese e inglese. Kartop venne ucciso nel 1620 dagli olandesi. Morto il capitano, gli inglesi si arresero. Gli olandesi bruciarono l'isola facendo danni enormi anche agli alberi di noce moscata. Morirono in tanti. La guerra delle isole delle spezie portò a una guerra più grande fra Inghilterra e Olanda. Nel 1667, siccome questa guerra non finiva, i due avversari si trovarono a Breda per discutere una soluzione.
inglesi chiedevano la restituzione di Rang, gli olandesi chiedevano che fosse restituita loro quell'isola sulla costa dell'America, New Amsterdam. Si intromisero i commissari di pace che trovarono una soluzione. Gli olandesi si sarebbero tenuti l'isola di Rang e agli inglesi sarebbe toccata New Amsterdam. Mentre l'inchiostro si asciugava sulle pagine del trattato, pochi si resero conto di aver firmato uno dei documenti più importanti della storia. Scambiando una piccola isola delle Indie orientali con una molto più grande sulle coste orientali dell'America, avevano deciso il destino di un'isola e di una città bagnata dal fiume Hudson, dal nome di quel condottiero della grande bevuta con gli indiani. Quell'isola era la famosa isola indiana di Manitou, Manitou da Manitou, e cioè l'isola di Manhattan. E quella città, da New Amsterdam, diventò Nuova York. Si arriva con un traghetto che impiega 8 ore fra i monsoni e le acque increspate e pericolosissime. Ci sono i ruderi di castelli e di fortificazioni in cui si dice vivano dei fantasmi. Un ricercatore è andato laggiù e gli abitanti gli hanno raccontato di aver trovato proprio nella piccola e pacifica isola di Rang un uomo misteriosamente smembrato sulla collina fra quegli alberi così preziosi un tempo. Oggi l'isola si può raggiungere solo con un'imbarcazione a 2 motori, fra onde alte come montagne che ruggiscono attraverso il canale lungo 10 miglia dalla capitale nera. Pescatori, piccoli insediamenti, nessuno sa nulla del loro passato, anche se spesso trovano monete e cartucce di moschetto vagando nei loro orti. Ma percorrendo quel tratto di canale burrascoso e pieno di insidie, sfidando il destino, la forza del mare, le leggende di mostri e fantasmi, chi si avvicina ancora oggi all'isola di Rang a poco può cogliere una fragranza molto forte nel vento, il profumo dolce e penetrante della noce moscata.